Salve a tutti. Noi volontari del Servizio Civile, in collaborazione col Centro Studi Futura, progetto Alexander Dumas di Gerocarne, vogliamo portare a compimento una mostra d'arte via social in onore di Frida Kahlo. Alla fine degli anni 90, New York è tappezzata di manifesti che raffigurano i quadri di Frida Kahlo. Ad Hollywood si girano film sulla sua vita e i giornali la chiamano la grande Frida o la regina di New York. Ma chi è veramente Frida Kahlo? Nata nel 1910 a Coyahuan in Messico, Frida sembra un personaggio di una storia. Piccola, fiera, sopravvissuta alla polmonite a 6 anni e a un brutto incidente stradale che la lascia invalida all'età di 18 anni. Nella vita privata, come in quella artistica, Frida è combattuta fra due anime: il candore e la ferocia, la natura viva e la morte del corpo, l'amore e la sofferenza. La vita di Frida, il suo amore per Rivera, i suoi quadri che sono diario emotivo della Frida stesso, il Messico che fa da cornice di una terra rivoluzionaria, sono il frutto di un'accurata ricerca sin nel seno della sua famiglia di Hayden Herrera, storica d'arte che scrisse una bibliografia di Frida Kahlo, che racconta di Frida a 360 gradi. Lo stile dell'artista è quasi confidenziale in alcuni passaggi e sembra portare con sé la potenza dell'eco del passato, parlando di un artista che di sé non ha lasciato solo le opere, ma anche l'anima. Ed è proprio delle opere che noi vorremmo parlarvi, e tra le sue tante vorremmo illustrare qualcuna, partendo da Le due Frida, una tela realizzata nel 1939, anno ricco di dolore per Frida, dovuto alla separazione del marito. O passando anche per Il cervo fiorito, La colonna rotta, il cui il corpo è sguarcito e viene sostituito da una colonna vertebrale di metallo, ed è qui che proprio la Frida confessa tutto il suo dolore fisico ed emotivo. Ci sono poi i Novelli sposi, Ciò che l'acqua mi ha dato, Le radici, La bambina con la maschera, Il ricordo, Il sole e la vita, che è un altro tema importante che affronta Frida, poiché questo rappresenta la fertilità. E dobbiamo ricordare che Frida, a causa dei danni riportati dall'incidente, divenne sterile. Per questo rappresenta il sole come se volesse ricordare un feto e le piante come se volessero proteggerlo. Il pianto del sole può essere anche identificato come il simbolo della tristezza di Frida stesso. Oppure possiamo parlare del sogno, che è un dipinto del 1940 e rappresenta il rapporto che la stessa aveva con la morte. Abbiamo cercato di illustrarvi al meglio un artista che senza ombra di dubbio ha segnato non solo la sua epoca, ma anche quelle che si sono susseguite. Non ci resta che salutarvi, ricordandovi di restare sempre collegati con le nostre pagine per ulteriori servizi futuri.